Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Today Sport da TVR Xeno nella puntata del 6 febbraio 2017, quella dove ci accingiamo a commentare quanto accaduto sul campo di gioco del Megarello ad Augusta tra Megara e Aquile Calatine relativamente alla 20ª giornata del campionato di promozione Girone D. I biancorossi tornano alla vittoria. Ed è di fatto un turno, questo 20esimo, che sorride alle due formazioni del Comprensore Calatino. Anche lo Sporting Eubea conquista l'intera posta in palio. Di questo parleremo soprattutto con il nostro gradito ospite, che vado subito a presentare. Si tratta di Massimo Parisi. Buonasera, grazie a voi. Bentornato dunque al direttore generale delle Aquile Calatine. Ma prima di addentrarci sui fatti agonistici e non che hanno caratterizzato questa 20ª giornata, è doveroso quanto sentito da parte mia, dunque della redazione di TVR Xenon, esprimere il nostro sentimento di cordoglio ai familiari, ai parenti, agli amici di Samuele Bianca, un appuntato dei carabinieri in servizio a Pezzano, in provincia di Reggio Calabria, dove era per questa ragione molto conosciuto, ma i calatini, gli appassionati di calcio in modo particolare, lo ricordano quale, insomma, appassionato di calcio per l'appunto tra le fila della Kennedy. Ma a questo riguardo chiedo proprio a Massimo di, insomma, ricordare questa persona che è stata prematuramente strappata, insomma, alla vita terrena. Sì, siamo un po' tutti scossi e dispiaciuti, non solo per il rapporto di amicizia che ci legava e di conoscenza, è cresciuto con noi nella Kennedy e nel Caltagirone, quindi tutti nella Giselau Greco, quindi la mancanza di questo ragazzo, oltretutto giovane, un appassionato di calcio, ha avuto questa scomparsa in molto prematura, aveva un male probabilmente incurabile, quindi ci mancherà come amico e come persona. Bene, allora entriamo nel merito dunque del nostro Today Sport. Come sempre iniziamo con i numeri, i risultati di questa 20ª giornata che la regia guidata da Marco Raetano ci manda subito in onda. Eccoli qua. Gli anticipi sono stati due, uno appunto ha interessato le Aquile Calatine, vittoriose come detto 1-0 contro il Megara Augusta. Lo scontro salvezza finisce a appannaggio della città di Aci Sant'Antonio, che dunque conquista tre punti importantissimi proprio sul terreno della Rinascita Enetina, 1-0 anche qui il finale. Poi Paternò batte città di Mascalucia 2-0, vittoria Santa Croce è stata sospesa per un infortunio occorso al direttore di gara, 2-2 il big match tra Ragusa e Atletico Catania, dunque battuta d'arresto per la capolista azzurra, e poi 3-0 ovviamente a tavolino del Dagada sul Ladrano, lo Sporting fa 3-1 sul Marina di Ragusa e infine finisce 0-0 tra Sporting Trecastagni e Real Siracusa. Dunque c'è il sorpasso in vetta alla classifica effettuato dai rossazzurri ai danni appunto del città di Ragusa. Adesso il Paternò ha 49 punti, segue a una lunghezza appunto il Ragusa con 48, l'Atletico è a 43, Sporting sale a 34, Santa Croce ancora fermo al 31, ma ricordiamo con due partite in meno, una delle quali deve essere recuperata contro appunto i biancoazzurri dello Sporting Eubea, a 29 c'è il Calcio Vittoria insieme allo Sporting Trecastagni, a 28 il Marina di Ragusa, sale a quota 27 la formazione biancorossa delle Aquile Calatine, che dunque aggancia il Real Siracusa, il Dagata a 24, il Megara rimane a 20, il Città di Sant'Antonio fa a 16 e quindi zona playout sempre composta da Rinascita Enetina con 12 punti e Città di Mascalucia con 7 punti. Massimo, ovviamente non possiamo fare a meno che, insomma, evidenziare questa prima posizione, quella occupata adesso dal Paternò, reduce, lo ricordo, da ben 9 vittorie consecutive, e pensate che non sono 10 o più proprio perché all'11ª giornata, in maniera assolutamente clamorosa, i rossazzurri hanno perso in casa contro la Rinascita Enetina. Quindi parleremo ancora di ulteriori punti per il Paternò se non fosse incappato, insomma, in quella domenica nera. Ti sorprende o cosa, Massimo? No, è un campionato molto bello, interessante,
sotto l'aspetto vittoria campionato. La classifica va bene, Città di Ragusa ha 51 punti perché probabilmente gli hanno assegnato i 3 punti della Trano, perché non ne dovrebbe avere 51. Città di Ragusa ne dovrebbe avere... Sì, vabbè, questa è già aggiornata alla prossima. Esatto, gli hanno dato i 3 punti della partita che giocheranno ancora con la Trano, e quindi, comunque. Esatto, sì. E quindi sono 48, quindi in questo momento Real Città di Paternò è avanti di un punto. Se consideriamo che il Città di Ragusa è come se avesse già preso i 3 punti della Trano, che incontrerà domenica, e quindi riposa, in quanto la partita non verrà disputata, ma verranno dati 3 punti a tavolino. E il Real Città di Paternò è un punto avanti, e quindi 48 con 49. Quindi significa che il Real Città di Paternò, quando incontrerà la Trano, non sarà a 49, indipendentemente da quello che farà domenica, ma sarà a 52. Dicevo prima, 9 vittorie consecutive dei rossazzurri, che quindi hanno, come dire, intrapreso un ruolino di marcia che sembrerebbe irresistibile. Certo. Complice anche il fatto che non hanno incontrato, insomma, formazioni di grosso rilievo o cos'altro? No, non è complice nessuno. Io credo che il Paternò, nell'apertura del mercato, ha ottenuto l'inserimento di alcuni elementi che probabilmente gli hanno dato più quadratura alla squadra, più consistenza e più qualità. Ma del resto l'aveva fatto anche l'Atletico Catania, e quindi credo che anche questo la società è entrata nel mercato e ha ritenuto opportuno avvalersi dell'aiuto di alcuni giocatori. Devo dire che sta funzionando questa cosa. Come del resto avevi già pronosticato lunedì scorso, il Città di Aci Sant'Antonio ha avuto la meglio sulla Rinascita Anetina, discorso chiuso per la salvezza, o rimane comunque aperta qualche chance per chi? La formazione netina? No, con la sconfitta di sabato ritengo sia il discorso sia chiuso, perché se consideriamo che la Rinascita ha avuto i 3 punti della Trano, si trova a 12 punti. Quando il Città di Aci Sant'Antonio incontrerà la Trano ne avrà 19. Quindi ci saranno 7 punti di distacco. La Rinascita ha un calendario abbastanza complicato, e quindi ho dei grossi dubbi. Se poi consideriamo che il Città di Mascalucia deve incontrare anche la Trano, e quindi la classifica viene sfalsata di 3 punti, quindi il Città di Mascalucia è come se ne avesse 10, la Rinascita rimane a 12. Quindi non lo so, il calendario della Città di Mascalucia è ancora più brutto di quello della Rinascentina, quindi la vedo compromessa la posizione, quindi sicuramente andranno ai play-out Rinascentina con Città di Mascalucia. Allora, da quel poco che sappiamo rispetto alla cronaca tra Città di Ragusa e Atletico Catania, la formazione azzurra ha pareggiato in recupero, è andata al riposo sotto di 2 gol. La domanda è, Massimo, è una formazione che diciamo è destinata, come dire, ad arrancare in questo girone di ritorno, o comunque potrebbe inserirsi in quello che poi si determinerà come ulteriore, come dire, duello tra Atletico Catania e Paternò? E quindi preannunciamo il fatto che già domenica prossima c'è questo importante match. Dipende molto dal Ragusa a questo punto riconquistare la vetta, questa è la domanda, o dovranno involontariamente essere complici le sue, non dico più inseguitrici, ma il Paternò sta davanti, o quelle con cui ha combattuto finora? Molto dipenderà dal Ragusa, dalla tenuta atletica che ha il Ragusa. Non so cosa sia cambiato nel Ragusa, hanno acquisito un elemento importante in Cardone, che io conosco perfettamente, un giocatore che è di grande qualità, ma non so quali sono i parametri e qual è il cambio di marcia che abbia fatto il Ragusa. Già aveva una splendida squadra e continua ad avere una splendida squadra con dei giocatori che non appartengono a questa categoria. Ritengo che se c'è un calo, credo che sia più un calo atletico che tecnico, quindi non so quanto reggeranno, se riusciranno a reggere
A mio avviso, avendo incontrato tutte le squadre, rimango sempre dell'avviso che Ragusa è la squadra più, che mi ha più impressionato. Indubbiamente a livello di singoli ha qualcosina in più rispetto a tutte le altre formazioni. Allora, parleremo magari sul finale della nostra puntata, del big match di domenica prossima relativo alla 21ª giornata, ma adesso apriamo la parentesi Megara Aquile Calatine, che ovviamente hanno, come dire, recuperato i due punti persi in casa domenica scorsa con la rinascita Netina. Probabilmente il match col Megara avrebbe meritato, tra virgolette, un risultato di parità per quello che insomma si è visto in campo, ma come detto spesso le cose nel calcio si, come dire, riequilibrano. I due punti persi con la Netina sono stati appunto conquistati dalla formazione di Buoncompagni, che ha giocato un'ottima comunque partita. Abbiamo visto una formazione sotto certi aspetti che mai c'era capitato di osservare. Faremo questi commenti e altri ancora. Intanto vediamo gli highlights, come sempre montati da Francesco Cascino, per le immagini di Santos e Inbaile. Buon pomeriggio, gentili telespettatori, dal Megarello di Brucoli, dove appunto le formazioni, come vedete adesso, inquadrate dal collega Santos Inbaile, fanno il loro ingresso sul terreno di gioco in terra battuta, leggermente polverosa e anche fondo, direi, scivoloso. Partiamo con le formazioni, ecco quella schierata dagli ospiti, dalle Aquile Calatine di mister Buoncompagni: Polessi, Wally, Bartoluccio, Nicotra, Buttiglieri, Genovese, Sussolupica, Nobile, Ruscica e Abdullai. Ecco invece la formazione schierata da mister Francesco Migneco: Ganci, Carpinteri, Giliberto, Mangiameli, Marziano, Miceli, Dumbia, Vadalà, Di Mauro, Tringali e Pagliaro. L'arbitro dell'incontro è il signor Vincenzo Vacca, la sezione arbitrale di Caltanissetta, assistito da Francesco Conti di quella di Enna e Diego Perticone di quella di Catania. Partiti in questo momento. Ottima la sponda adesso di Abdullahi per Ruscica, la verticalizzazione, lo scatto in aria di Nobile, ma si alza la bandierina dell'assistente, ha messo in rete Francesco Nobile, ma di fatto era in posizione di fuorigioco, anche se diciamo pure va rivista questa azione di pochi centimetri. Ma senza esitare, l'assistente a destra, che dovrebbe essere il signor Conti, ha appunto segnalato offside. Contrattacco bloccato molto bene da Genovese, ecco servito, spalla alla porta Nobile, ottima la sua apertura per la corrente Wally, in area puntuale il servizio per Abdullahi e quindi ancora Nobile che carica il destro ma non inquadra lo specchio della porta, la palla sul fondo. Ottima azione offensiva dalle Aquile Calatine. Quindi Nobile, Mangiameli, la verticalizzazione, lo scatto pericoloso di Abdullahi che elude la guardia di Miceli, ma c'è la tempestiva quanto provvidenziale uscita dai propri pali di Ganci che blocca il pallone. Il fischio dell'arbitro, il sinistro di Tringali si infrange sulla barriera. Mangiameli ai 30 metri, carica il destro, lo blocca con sicurezza Polessi. Pronti a caricare il destro sia Nicotra che Ruscica. Sul pallone c'è Genovese, vediamo la soluzione, punizione indiretta, il tocco per Ruscica che carica il destro, il gol di Enrico Ruscica, gran bordata di esterno, collo destro e palla che si insacca nell'angolino basso alla sinistra dei Ganci, gran battuta dai 30 metri di Enrico Ruscica, Megara 0, Aquile 1. Dunque ribadiamo, gentili telespettatori, proprio in pieno recupero di primo tempo al 48esimo su calcio di punizione dai 30 metri, punizione indiretta toccata corta da Genovese per il gran destro di Enrico Ruscica che ha colpito di esterno collo, leggermente di esterno collo destro e ha infilato con una rasoiata il portiere avversario. Intanto partiti. Lo stesso Miraglia si incarica della battuta dalla lunetta, parte del suo traversone a rientrare, a centrare con i pugni allontana Polessi, la palla che viene raccolta da Dumbia, Dumbia si coordina per il destro, lo carica, la palla che passa, si accordoce e blocca con sicurezza Polessi. Sicuramente insidiosa la battuta dai 25 metri, scagliata dal numero 7 Dumbia. Lancio su D'Urso che si gira, parte cosa in mezzo all'area con i pugni, smanaccia, poi la palla recuperata da Tringali che carica il sinistro, di poco alto la palla sul fondo. Grosso rischio per la retroguardia delle Aquile Calatine, vicinissime al pareggio i giocatori in casacca nero-verde con questo tiro dagli 11 metri praticamente di Tringali che non ha trovato lo specchio della porta.
D'Urso spalla la porta, si gira, la fa filtrare bene per Vadalà che carica il destro con i pugni allontana e poi sulla ribattuta ci riprova ancora Vadalà, ma la palla è sul fondo. Sempre pronto Tringali per la battuta del piazzato, fischia l'arbitro. Il sinistro teso sul secondo palo, il colpo di testa di D'Urso, la palla sul fondo campo. Nulla di fatto, sfuma questa azione su piazzato del Megara Augusta. Battuta sorpresa da Lucica, a sinistra c'è spazio per Mario Parisi che ferma il pallone. Parte il traversone di Parisi a centro aria troppo alto, ma dall'altra parte raccoglie Susso che lo doma, lo mette a terra. Serie di finte di Susso, cerca la linea di fondo, entra in aria Susso che mette in mezzo sotto misura, ci prova a deviare in rete Abdullahi, ma non trova la porta, la palla è sul fondo. Senz'altro però azione pericolosa delle Aquile Calatine. Sotto misura Abdullahi. Intanto la punizione battuta, tesa a centro aria, palla che sfila pericolosamente, ci mette la mano destra, Polessi che salva la situazione deviando in corner, ancora pericolo per la porta dell'estremo difensore calatino, prodigioso in quest'altro intervento in parata a terra, si è disteso più che ha potuto il portierone biancorosso deviando in calcio d'angolo, è il triplice fischio del signor Vacca. Ribadiamo dunque qui dal Megarello in questo anticipo della quinta giornata, Aquile Calatine 1, Megara Augusta 0, è tutto, la linea può tornare allo studio. Queste dunque le fasi più salienti di Megara Aquile Calatine, cosa c'è da aggiungere? Che sul piano diciamo disciplinare si è un attimino innervosita la partita nell'arco del secondo tempo, ma va subito detto che il direttore di gara, il signor Vacca, della sezione di Caltanissetta, l'ha tenuta in pugno, in totale 9 cartellini gialli, uno poi diventato doppio ai danni dell'attaccante Di Mauro, che è stato espulso intorno alla metà della ripresa. E da questo punto vorrei partire per coinvolgere Massimo Parisi, che ha, come dire, legittimamente la scorsa settimana esternato con vigore la sua opinione sull'arbitro di Aquile Rinascita Netina e adesso però possiamo dire che abbiamo assistito a una direzione arbitrale direi quasi perfetta, se non perfetta. Una direzione arbitrale di categoria superiore sicuramente, sia per tenuto in campo, per personalità, perché date a Cesare quel che è di Cesare, bisogna avere la personalità per arbitrare determinate partite. Non era una gara brutta, corretta da ambo le parti, però l'arbitro ha dimostrato grande personalità quando ha dato la punizione alla fine del primo tempo ed è rimasto su quella posizione e quindi ha fischiato una punizione che c'era. Un altro arbitro, probabilmente con una personalità diversa, avrebbe fatto finta di non l'avrebbe fischiata, magari l'avrebbe fischiata alla fine del primo e secondo tempo e quindi questo testimonia che quando trovi dei professionisti, degli arbitri in gamba, devi fare i complimenti. E questo è quello che abbiamo visto, nessun tipo di... cioè, la correttezza della gara è stata perfetta. Cioè con personalità, potevamo anche pareggiarla la partita, potevamo anche perderla, ma si vede la mano di una terna arbitrale che a mio avviso è stata ineccepibile, anche perché non ci sono state grosse decisioni da prendere, perché ripeto, è stata una gara abbastanza corretta. La controparte, ovviamente parliamo dei neroverdi, il Megara di Augusta, hanno avuto qualcosa da ridire in occasione di alcune espulsioni. La prima l'ho citata, quella dell'attaccante Di Mauro, ma nel corso della partita anche alcuni componenti della panchina neroverde sono stati allontanati anzitempo, fra questi anche il tecnico Migneco. L'unico piccolo punto interrogativo, magari non lo rivediamo, ma abbiamo avuto già modo di vederlo negli highlights, il fuorigioco fischiato a Francesco Nobile in apertura di match, come l'hai visto? Netto. C'è, secondo te? Fuorigioco, sicuramente. Non riesco a capire quanto potesse essere fuorigioco, ma che lui fosse in fuorigioco era evidentissimo, quindi giusta la segnalazione, non sarebbe stato corretto. Allora, è una vittoria importante, dicevamo, dei biancorossi, che porta la firma innanzitutto dell'autore del gol,
Enrico Ruscica, una rasoiata, una battuta perfetta su calcio di punizione da distanza piuttosto importante, praticamente 30 metri, tiro forte, abbiamo osservato negli highlights con palla che rimbalza proprio a 2 metri dalla porta, il che ha reso il tiro assolutamente imprendibile, Ganci del tutto incolpevole. Ma c'è ancora una volta Massimo, un'altra firma, ed è quella di Nicola Polessi, che proprio al 44esimo alla ripresa si è reso protagonista ancora una volta di una paratona. Ancora. Quali sono gli aggettivi da utilizzare che non abbiamo ancora usato per esaltare, insomma, le prestazioni di Polessi? Ma non occorre esaltare le prestazioni di Polessi. Polessi è Polessi, ed è per questo che Polessi non ha bisogno di essere esaltato. Bisogna solo ricordarsi, io lo ricordo perfettamente, che il nostro portierone, nonostante il dato anagrafico, almeno dall'inizio fino a qui, non meno di 10-12 punti. Ci ha tenuto in gara tutte le partite che noi abbiamo portato il risultato, lui ce l'ha tenuto in gara sempre, sia quando pareggiavamo sia quando perdevamo. E quindi di cosa dobbiamo parlare? Di una certezza? La stiamo rivedendo, nel frattempo è una di quelle parate difficilissime, perché poi la palla sbuca in mezzo a tanti giocatori ed è veramente... Ci sono due uscite ancora più evidenti, più importanti e difficili, che se li sbagli là prendi gol, è facile. Ancora, dunque, una volta determinante Nicola Polessi. Allora, abbiamoci all'ascolto delle due interviste del dopogara, quindi due tecnici. Inizieremo con l'ascoltare Francesco Migneco. E poi, insomma, ecco, anticipiamo poi quello che c'è da dire prima di sentire Buoncompagni. Intanto sentiamo al nostro microfono il tecnico nero-verde Migneco. Analizziamo il match con mister Francesco Migneco. In termini generali, la cosa che ci viene da dire intanto è che a fare la differenza è stato un calcio di punizione, ma cos'altro tra Megara e Aquile Calatine? Il primo tempo, diciamo che non siamo scesi in campo, nel senso che eravamo poco cattivi, poco lucidi di idee, e questo ci ha penalizzato molto. Loro sono stati favoriti anche un po' dal vento sul calcio di punizione e hanno trovato questo gol allo scadere del primo tempo. Molto possesso palla nel corso della ripresa, sempre a ridosso della tre quarti avversaria. Non ha funzionato qualcosa nei meccanismi offensivi o la retroguardia calatina è stata sempre impeccabile? Ma entrambi le cose, sicuramente la retroguardia calatina si è difesa bene, e poi abbiamo provato a mettere tutto quello che avevamo a livello offensivo, a metterlo dentro, cercare di allargare le maglie della difesa calatina. Però non siamo riusciti a trovare almeno un pareggio, che credo che era il risultato più giusto. Non so se sbaglio, ma ho la sensazione che alcuni dei tuoi giocatori sul piano atletico non siano in perfetta forma. È un'impressione o...? Ma sa, io più che altro credo che sia un discorso mentale. Penso che il discorso di non riuscire a trovare gol, ovviamente col passare dei minuti ti spacca le gambe e le idee, però può anche darsi che bisogna trovare un po' di brillantezza anche a livello fisico, questo sì. Però credo che sia più l'aspetto psicologico. Per concludere, in prospettiva comunque rimane tranquilla la posizione di classifica che occupa il Megara Augusta, che tra virgolette, se vogliamo ancora parlare di salvezza, se la gioca quando e con chi? Ma come dice lei, ancora di certo non c'è niente, ancora fino a quando la matematica non dice che siamo salvi cercheremo di lottare fino alla fine, cercando di recimolare più punti possibili sia dentro che fuori. Poi giocarsela, ancora c'è un po' di distacco, domani devono giocare, però credo che entrambi, sono sia Netina che Mascalucia, sono in una condizione molto peggiore di quella nostra, per non citare il Città di Catania che si trova in mezzo a questo sprint finale, direi salvezza.
Allora, avevamo detto in apertura di trasmissione, probabilmente il risultato di parità sarebbe stato quello più giusto in virtù anche della mole di gioco sviluppata nel secondo tempo dai neroverdi, ma a parte insomma due o tre situazioni, sicuramente è importante la parata allo scadere di Polessi, però mai in realtà i neroverdi sono riusciti a mettere in seria difficoltà la retroguardia calatina. Massimo, io ho detto merito appunto degli avversari, quindi i biancorossi che hanno un sistema ormai difensivo solido, oppure gli attaccanti che non hanno trovato i soliti meccanismi. Io dico, e non è per influenzarti, fermo restando che tu tutto ti puoi fare tranne che influenzare, mi pare che insomma molto merito ce l'abbia proprio la difesa biancorossa in questa partita. Noi stiamo consolidando un reparto difensivo che negli altri anni non lo è mai stato così completo. La presenza di Buttiglieri ci ha dato più forza muscolare, quindi ci consente di avere una forza maggiore nelle palle aeree, e quindi abbiamo dato ulteriore forza a questa difesa. Per quanto concerne quello che ha detto Migneco, che è una persona che io stimo molto, è un ragazzo per bene e sa anche di calcio, se devo essere onesto non avrebbero rubato nulla se fossero pervenuti al pareggio. Nel calcio si vince per episodi, noi abbiamo avuto l'episodio della punizione, siamo stati bravi, il nostro capitano ha uscito fuori dal cilindro una punizione splendida. Pensavo potesse esserci la collaborazione del portiere e quindi un errore del portiere avversario, ma rivedendola negli highlights devo dire che è stato un tiro eccezionale, sicuramente agevolato dal vento, ma devo anche evidenziare che il secondo tempo anche loro hanno giocato col vento in poppa come noi, ma noi abbiamo in porta Polessi, loro no. Fermo restando che Ganci è un buon portiere. Allora, anticipo la domanda che ho fatto a Samuel Boncompagni e la voglio subito rivolgere a Massimo Parisi, perché la nota più importante che viene fuori da questo match contro i neroverdi è quella che riguarda la maturità tattica comportamentale della formazione di Boncompagni, che mai in maniera così brillante avevamo visto in questi termini. Questo lo sottolineo proprio alla fine di un match assolutamente difficile, quello del Megarello, su un terreno di gioco che non è, come dire, consono a quelle che sono le caratteristiche tecniche dei biancorossi. Sono i risultati positivi conseguiti, è il frutto che si è finalmente maturato dopo tanto coltivare, cosa? Ma è chiaro che intanto partiamo dal presupposto che noi siamo una matricola in questo campionato. Matricola in tutti i sensi. Andiamo in un campionato che non avevamo né l'intelaiatura né la struttura per poter permetterci un campionato di promozione. Prima, ricostruiamo una squadra in toto e quindi una squadra nuova, con un allenatore nuovo. E in questo momento stiamo raccogliendo tutti i risultati e il lavoro che l'allenatore sta dedicando agli atleti, e devo dire che i ragazzi si stanno impegnando e questi sono i risultati. Poi l'innesto di alcuni ragazzi che ci servivano per completare la rosa sia nell'aspetto difensivo sia in avanti, con l'arrivo di Ciccio Nobile, con l'arrivo di Lanza, con la ripresa di alcuni calciatori che possono fare la differenza, avere preso Giaquinta, avere San Martino nella rosa ci ha consentito di avere delle scelte maggiori. Ma io credo che la cosa più importante sia la tenuta atletica che l'allenatore è riuscito a stabilire e la convinzione di poter fare il risultato ovunque e comunque. C'è da dire che sin dall'inizio nessuna squadra ci ha mai messo sotto. Dico nessuna squadra, anche quando non eravamo completi. Quindi significa che la qualità, l'intelaiatura, la disposizione in campo è quella giusta, e adesso è giusto che l'allenatore e i ragazzi si prendano i meriti del lavoro che stanno sviluppando. Quindi questa classifica ci permette di poterci divertire ulteriormente, perché non credo possiamo guardare più dietro. Assolutamente no. Dunque sentiamola la piena soddisfazione del tecnico biancorosso nell'immediato dopo partita, Samuel Boncompagni.
Allora Samuel, la prima cosa che mi balza all'occhio alla fine di questa partita è che, a prescindere, fermo restando che tutto dipende spesso e molto dagli avversari, ma la sensazione è che oggi ci sia stata un'autentica prova di maturità della tua squadra, che ha giocato proprio da formazione esperta. Sei d'accordo o no? No, sì, effettivamente abbiamo fatto sotto questo punto di vista anche tanti progressi, perché in altre situazioni magari questi attacchi degli avversari li soffrivamo in modo particolare, e ci difendavamo almeno in 10 dietro la linea della palla, e questo è stato importante e soprattutto ha fatto la differenza. Primo tempo di chiara marca biancorossa, che ha giocato una buona partita, in avanti c'è stata un'ottima intesa, particolarmente ispirato abbiamo visto Abdullahi. Cos'altro ha ben funzionato nel primo tempo soprattutto? No, ma ha girato tutta la squadra bene, perché nonostante, tra virgolette, penalizzati da un campo del genere, noi siamo abituati, diciamo, in un sintetico, siamo una squadra tecnica e quando troviamo questi campi abbiamo sempre difficoltà. Nonostante questo abbiamo cercato di giocare, di imporre il nostro gioco e ci siamo riusciti. Sì, no, Abdullahi ha già qualche mese a questa parte che sta facendo grandi cose e per un allenatore non fa che piacere. Ottima la prestazione anche di Enrico Ruscica, che gioco forza, tu hai messo dietro le punte e mi pare che insomma sia particolarmente efficace in quella posizione. Sì, ma Enrico ce l'ha le doti da trequartista, è un jolly, lo chiamo sempre jolly perché può giocare in qualsiasi situazione, da terzino destro, centrale, da trequartista. Lui è uno tecnico con i piedi buoni, quindi c'ha un tiro che fa la differenza, quindi da trequartista lo può fare benissimo, quindi in virtù dell'assenza di Giaquinta, che è ancora febbricitante, mi ha dato tanto anche il Ruscica, sì. Allora, è una vittoria importante. Innanzitutto, insomma, perché, come dicevo in apertura di intervista, dà ulteriore consapevolezza nei propri mezzi alla tua squadra, al suo tecnico, che ovviamente come dire, rafforza il suo credo tattico in virtù dei risultati importanti conseguiti in questo avvio di ritorno. A questo punto che cosa auspica Samuel Boncompagni nelle altre 10 partite che rimangono da giocare? Cosa auspico? Io mi auguro solo di recuperare gli assenti, perché soffrono con noi e questa è una cosa importante che deve esserci in un gruppo. E mi auguro di recuperare loro e continuare a fare bene anche con loro. Qual è l'auspicio invece di Massimo Parisi, pensando al fatto che delle 10 giornate che rimangono a giocare, 4, ma in realtà solo 3 saranno in trasferta e 6 in casa. L'auspicio di Massimo Parisi è che chi ci sta aiutando, e non finirò mai di dirlo, questa è una vittoria che dedico a due persone importantissime. Voglio ringraziare tutti i dirigenti, compreso il presidente, compreso gli altri ragazzi, gli altri amici, ma noi sappiamo perfettamente che questi sono risultati che vengono dalla tranquillità che due persone, Giaquinta, Maurizio e il signor Aldo Sinatra, ci permettono di avere. Senza questo tipo di tranquillità, io ti garantisco che quello che stiamo facendo non sarebbe così facile. E quindi questo è il mio auspicio, che queste due persone continuino a darci il loro contributo, ma non solo pensando al fattore economico, ma la loro presenza, il loro interesse, il loro a supportare la squadra con il loro interesse e la loro presenza, pur riconoscendo a tutti i dirigenti che ci stanno aiutando a conseguire questo tipo di risultato, questo tipo di tranquillità. È giusto che io evidenzi chi in questo momento sta facendo uno sforzo maggiore ed è giusto dedicarlo. Io credo che la squadra lo dedichi a questi due dirigenti, perché gli altri ci vediamo sempre, loro ci seguono anche quando sono lontani per lavoro, e quindi è giusto evidenziare questo aspetto. Poi, per quanto riguarda l'aspetto classifica, era questa la posizione che noi volevamo raggiungere. Una posizione di tranquillità che permettesse alla squadra di riuscire a divertirsi,
perché se tu guardi la classifica, noi siamo troppo staccati dalla vetta e troppo staccati dal basso, quindi ci siamo messi nella posizione che noi auspicavamo. Adesso tutto quello che viene dovremmo farlo cercando di fare divertire il pubblico. Quando riusciremo a farlo entrare? A proposito, ci sono speranze per domenica prossima? No, le speranze ci sono sempre, il tempo non ci aiuta, intanto il Comune ha fatto qualcosa di importante, ci ha consentito di iniziare i lavori, si sono sbrigati, sono stati veloci, adesso dipende da noi, dipende dal tempo. Abbiamo avuto l'intoppo che la parrocchia Don Bosco aveva una festa e quindi ci stiamo mettendo, dipende solo da noi e quindi e degli artigiani che dovranno stabilire la scala in che modo dovrà essere montata. Quindi speriamo bene e a questo punto, visto che abbiamo già parlato di domenica prossima, prego la regia di mandare onda della schermata con il prossimo turno, 21esimo, dunque sesta di ritorno. Allora, gli anticipi sono 3: Città di Mascalucia Sporting 3 Castagne, Real Siracusa Sporting Eubea, Santa Croce Rinascita Anetina. Domenica 12, Ladrano ovviamente non gioca, già 3-0 a tavolino per il Ragusa, le Aquile ospitano il Dagata, big match Atletico Catania Real Città di Paternò e infine Città di Aci Sant'Antonio contro il Megara e Marina di Ragusa Calcio Vittoria. Allora, il Dagata, secondo te si sente ancora a rischio retrocessione e quindi verrà, tra virgolette, col coltello tra i denti al Pino Buongiorno? Sarà una partita, diciamo, rilassante? Io credo che sarà una partita rilassante, perché se non rischia nemmeno il Megara, di che stiamo parlando? Se guardiamo la classifica, il Dagata ha 24 punti, quindi è già fuori da questo tipo di classifica. Ecco, guarda la differenza che c'è, se tu consideri che la Nascitina c'è 12 punti, quindi ci sono 12 punti, il Dagata ha 12 punti di distacco rispetto alla probabile squadra che dovrebbe andare ai play-out, quindi si può fare una bella partita, si ci può divertire indipendentemente dal risultato. Allora, è chiaro che la maggiore attenzione la richiama il big match Atletico Paternò. Quella è un'altra storia. Chi rischia di più? L'Atletico che deve, tra virgolette, è costretto a vincere a tutti i costi, oppure il Paternò perché va a giocare in un campo che certo non è il massimo della perfezione in fatto di fondo di gioco? Beh, il Paternò ci ha giocato là in Coppa Italia e li ha messi fuori quelli dell'Atletico, quindi ora non so, l'Atletico probabilmente sarà in una condizione migliore rispetto a quella di quando l'ho incontrato io, perché gli innesti erano arrivati da poco, quindi sarà una bella gara, ma chi ne beneficia sicuramente sarà il Ragusa, che a bocce ferme guadagna 3 punti, quindi non so se il Paternò vuole dare continuità e vuole crederci, dovrebbe andare là quantomeno per non perdere, non lo so, è una partita complicata. Molto complicata, è sicuramente peccato che insomma per il ruolo di marcia che ha il Paternò, peccato che si giochi in quel terreno di gioco. Sì, non dato per il terreno, ma che non ci sia una tribuna insomma disponibile per il pubblico. È un peccato, sarà una bella gara, due belle realtà, l'Atletico Catania, il Paternò, stiamo parlando di nobili decadute, quindi vedere il Paternò, il Catania, vedere il Ragusa, Ladrano stesso che non c'è più, io credo che questa squadra, il Vittoria, noi. È una partita che probabilmente siamo ancora destinati, come dire, a rivedere, perché in caso di playoff, qualora il Ragusa raggiungesse il primo posto, sarebbero tra virgolette costrette ad affrontarsi nuovamente, quindi non lo sappiamo. Sono di fatto 3 le loro le protagoniste in assoluto di questo girone di campionato di promozione, appunto Paternò in ordine di classifica in questo momento, Ragusa e Atletico Catania, con comunque le prime due che
dovranno far visita alle aquile calatine. Massimo, non sarà una visita di cortesia, immagino. Ma noi quando arriverà? Noi li incontreremo tutti. Incontreremo l'Atletico Catania, lo incontreremo a Catania. A Catania, ma il Ragusa e Paterno l'ultima di campionato, e il Ragusa lo incontreremo dopo il Dagata. Dopo il Dagata, perché noi dovremo osservare un turno di riposo, ma prenderemo il, i tre 26, punti il 26, con Ladrano, sì. E ritorneremo in casa ancora una volta con la città di Ragusa. E quindi li incontriamo tutti e tre. Le tre protagoniste le incontriamo tutti e tre. Voglio dire, per tutte, insomma, da qui alla fine, credo di poter dire senza esagerare che le Aquile saranno un avversario ostico. Ma le Aquile hanno dimostrato di essere un avversario ostico per tutti. Noi giocheremo la gara come sempre, però stavolta magari con un po' più di tranquillità in più. Ed è quello che abbiamo discusso poco prima. Cioè, raggiunta una certa posizione, puoi giocare, divertirti e far divertire anche il pubblico. Se la squadra che viene vuole giocare a calcio, si ci può divertire. Quindi io credo che il calcio sia questo. Poi se il Ragusa, se il Paternò, l'Atletico Catania dimostreranno quello che stanno dimostrando, che possono anche vincere. È normale. Allora, prima di concludere, perché siamo di fatto a chiusura trasmissione, non ho fatto prima, ma adesso proprio mi viene in mente e voglio porti insomma questo quesito tattico, fermo restando che non abbiamo immagine a supporto, avrebbero meritato alcune situazioni di essere meglio evidenziate appunto dalle riprese televisive. Abbiamo detto match equilibrato sostanzialmente, più di marca bianco-rossa la prima frazione, più di marca nero-verde la seconda, però in realtà la cosa che mi è, diciamo, che io ho osservato fra le altre è che gli esterni bassi del Megara mai sono riusciti a trovare insomma il fondo del campo, pur ogni tanto affacciandosi sulla tre quarti avversaria. Questo è dipeso molto dal movimento, dall'atteggiamento delle Aquile e quindi come hanno sempre rintuzzato questi tentativi. Quanto c'entra, se c'entra qualcosa, la domanda è questa, Massimo, il fatto che in fase di impostazione i biancorossi fanno quel classico palleggio tra appunto Buttiglieri e Genovese e Nicotra che si fa vedere lì centrale, pronto a ricevere la palla per eventualmente suggerire una soluzione di gioco. Questo facilita, come dire, l'avanzare dei due esterni bassi, Bartoluccio e Wally. Mi sembra un sistema di gioco perfetto in fase di impostazione dell'azione. Perché non lo si è fatto prima? Cosa è cambiato? C'è la personalità che stanno dimostrando adesso i due centrali e forse, non lo so, qualcosa di diverso in termini di posizione, anche se sembra la stessa di Nicotra. Che cosa è cambiato? Non è cambiato niente, perché abbiamo giocato sempre così. Questo è il credo dell'allenatore. La difesa gioca la palla, l'abbiamo sempre giocata quando c'era Nicolo, adesso c'è Buttiglieri. Ripeto, Nicolo aveva delle qualità tecniche non in discussione, indiscutibili, giocatore di livello. Buttiglieri ha più capacità muscolari, ma la palla la giochiamo sempre. Ma il fatto che siano qualche metro più avanti adesso gli esterni bassi, da che ma cosa dipende? Gli esterni bassi vanno più avanti perché la condizione è cambiata, perché Bartoluccio sta avendo una condizione fisica diversa che all'inizio non aveva. È normale, la condizione di Wally l'abbiamo recuperato perché per un mese ha avuto degli acciacchi importanti, alcune gare non le ha giocate perché ha avuto un infortunio. È normale che nell'arco del campionato la tua condizione fisica non sia quella che dovrebbe essere. Nicotra l'abbiamo recuperato perché ha avuto degli infortuni, ma normalmente noi giochiamo in questo modo, la squadra ha sempre giocato così, o giocava con i titolari o con le riserve, la squadra ha questa tipologia di gioco. Noi non buttiamo la palla a 50 metri così, almeno che non è una fase difensiva, e allora non puoi farne a meno. Quindi il fatto che la squadra sia così corta, così compatta, il fatto che la squadra si difenda in 10 dietro la linea della palla, meccanismi che l'allenatore prova ogni settimana.
non c'è una sola settimana che io non li vedo provare sotto l'aspetto schemi di gioco, tattica, possesso palla, non possesso palla, movimento con la palla, movimento senza palla. È normale che a lungo andare certi meccanismi poi entrano a far parte del gioco, e i ragazzi, impegnandosi, l'ho detto prima come premessa, stanno portando avanti un lavoro che ogni settimana viene concretizzato la domenica, finalmente con la finalizzazione delle azioni, perché abbiamo vinto delle determinate partite, le abbiamo pareggiate al 90esimo, siamo riusciti ad andare in vantaggio a vittoria al 90esimo, siamo riusciti a tenere una gara dal punto di vista atletico in campi proibitivi, non solo con le squadre di livello che abbiamo incontrato, ma con un terreno di gioco che non ti permetteva di non avere, se non hai una condizione atletica che ti supporta, non riesci ad avere una consistenza di gioco tale che ti permette di fare. L'hai già detto, in fase di non possesso, 10 dietro la linea della palla, questo agevola il meccanismo difensivo, però mai ho visto così corta la squadra, così perfetta nelle distanze fra i reparti, fra le posizioni, e questa è una delle ragioni che ha di fatto, io dico, neutralizzato uno degli attaccanti più forti di questa categoria, che risponde al nome di Di Mauro, un giocatore sempre molto molto temibile. Di Mauro è stato sempre un giocatore temibile, con noi non ha mai fatto nulla, sarà stata sfortuna, sarà stata abilità nostra, ma in questo, con questo tipo di squadra è difficile per Di Mauro inserirsi con due centrali di quello spessore e con un Nicota che gioca quasi a ridosso dei due centrali, distribuendo e dando gli spazi giusti alla squadra, dettando il ritmo alla squadra. Quindi la posizione di Nicotra è fondamentale. Chiudiamo con l'ultima nota dedicata ad Abdullahi, in netta crescita, l'abbiamo già evidenziato. Allora, diciamolo senza peli sulla lingua, Massimo, sul piano atletico e della reattività, questo ragazzo ha qualcosa in più rispetto a tutti, che adesso sta cercando di, come dire, ulteriormente capitalizzare in termini di gioco. Cosa si aspetta, Massimo Parisi, da questo ragazzo in queste ultime 10 giornate? Io non mi aspetto quello che sta facendo. Io lo sapevo che lui sarebbe cambiato. Allora, cos'è cambiato in Abdullahi? Abdullahi ha corso sempre, Abdullahi ha fatto reparto da solo. Nel momento in cui Abdullahi si è tolto il peso di doversi sentire a tutti i costi l'unico che doveva assegnare, si è liberato. Perché adesso sa che c'è qualcuno vicino a lui che può risolvere la partita. Quando era da solo, sapeva che tutto dipendeva da lui e forse questo carico psicologico lo condizionava. Adesso c'è Ciccio Nobile, adesso c'è Lanza, adesso c'è San Martino, adesso c'è Giaquinta. Quindi questo peso se l'è tolto e si è liberato. Questa liberazione l'ha avuta con l'Eubea. Là l'ho visto completamente cambiato. E quindi lo aspettavamo tutti e sono contento che il ragazzo si stia migliorando le sue performance. E sicuramente darà del filo da torcere ai suoi diretti avversari, quindi parliamo dei difensori delle squadre avversarie da qui alla fine delle Aquile Gratine. Bene, siamo in chiusura, abbiamo fatto questa maxi parte di Today Sport, quindi ringrazio ancora tanto Massimo Parisi, direttore generale delle Aquile Gratine. Grazie a voi, una buona serata. Ovviamente nella speranza di riaverlo già lunedì prossimo, intanto appuntamento con Today Sport, ovviamente sempre alle 21 su TVR Xenon, e lunedì ovviamente commenteremo quanto accadrà al Pino Buongiorno tra le Aquile Gratine e il Dagata, nella speranza che insomma questa ulteriore uscita di sicurezza sia ultimata e che la tifoseria biancorossa possa, tra virgolette, accorrere in massa al Pino Buongiorno per assistere a quello che si prospetta un gran bello spettacolo di calcio. Grazie ancora, buona serata.